Ragusa, intanto una domanda personale, questo può essere l'anno della tua definitiva consacrazione? Ma questo non lo so, i conti diciamo si fanno alla fine, poi l'importante per ora è fare bene per la squadra, raggiungere il massimo obiettivo e cercare di raggiungere la promozione. Stiamo facendo bene, quindi di conseguenza il singolo può risaltare benissimo. L'unica cosa è che dobbiamo continuare a lavorare perché abbiamo visto che comunque siamo una squadra che non si può permettere di fare certi errori e quindi dobbiamo continuare a lavorare e fare bene. Più concreti, soprattutto io che ho avuto qualche occasione in più sotto porta, quindi bisogna finalizzare, chiudere le partite il prima possibile e cercare di portare a casa i 3 punti. Ma io devo dire che mi trovo bene sia da mezzala che da esterno alto. Io nasco come attaccante esterno, quindi è il mio ruolo naturale. Poi l'anno scorso ho iniziato a fare la mezzala, quindi quest'anno lo sto rifacendo bene perché, come ti ho detto prima, mi trovo bene. Però se potessi scegliere tu il portuolo, insomma. Ma ti dico, io... Basta che si giochi. Sì, no, questo no, però ecco, sia da mezzala che da esterno per me va bene perché, come ho detto prima, mi trovo bene. E fino a quando si fanno delle prestazioni positive per la squadra, che ben venga. Qualcosa del genere. Sì, sì, la seconda punta dietro Bonazzoli. Perché ho fatto anche quell'anno la seconda punta e mi sono trovato bene pure quell'anno, diciamo, quando ci sono i ruoli d'attacco li ricopro tutti, ecco. No, più che altro stiamo bene fisicamente tutti e due, abbiamo lavorato bene il ritiro e i risultati si stanno vedendo adesso. L'unica cosa è che a queste prestazioni bisogna dare continuità e cercare di mettersi sempre a servizio della squadra. Il mister è molto preparato e si vede, ci fa lavorare con serenità, quando è il momento di, diciamo, di lavorare duro si lavora duro, quando è il momento di fare una battuta si fa una battuta e quindi questo ti permette di lavorare bene, di stare sereno e poi ecco, sei sempre in discussione, quindi lavori sempre al 100%. Ma più che altro a livello personale non si mette a chiedermi qualcosa in particolare. Diciamo come mezzale invece, con tutte le mezzali, ci chiede di fare più coperture preventive, di magari di andare a marcare i riferimenti loro. Ecco, queste sono le cose che più ci chiede. Poi è normale che quando arrivi negli ultimi metri bisogna avere un po' di personalità e cercare ecco, di trovare il gol e trovare la giocata per il compagno. Domenica forse è mancato un po' di equilibrio sul piano tattico, la squadra sì. Diciamo che non eravamo messi benissimo in campo i primi 20-25 minuti. Poi appena abbiamo trovato un po' più di compattezza si è visto il risultato, abbiamo tenuto più la palla, abbiamo creato occasioni in più e quindi ci ha permesso di giocare meglio. Ci dici che cosa è successo con Stroppa? La verità, insomma, è vero che Stroppa non ti vedeva bene, che non avevi gamba, diceva. La diceria questa oppure una... Lui ha fatto le sue scelte, io le ho rispettate. Sicuramente ho preferito andare a giocare che rimanere qui a guardarmi le partite. È stato per me un motivo in più per crescere perché l'anno scorso ho fatto tantissime partite, ho fatto più ruoli, ho iniziato a fare la mezzala che... lo sto ritrovando quest'anno, quindi ho tratto anche dei benefici dalla partenza dell'anno scorso. Nessuna polemica, insomma. No, assolutamente. Ma guarda, il campo di Varese è sempre stato un campo ostico e difficile per tutte le squadre. Noi dobbiamo cercare di andare a Varese a fare la partita, e dobbiamo tenere la palla, dobbiamo creare più occasioni possibili e cercare di metterle in difficoltà. Poi è normale che non sarà una partita facile, loro cercheranno di portare a casa 3 punti perché stanno bene anche loro, hanno vinto 3-0 a Latina, quindi magari viaggiano un po' pure sull'entusiasmo. Non dobbiamo farci prendere dall'ansia del risultato perché sennò rischiamo di commettere errori più di prima. Dobbiamo cercare di giocare come sappiamo, con serenità e tranquillità e portare a casa il risultato quando c'è la possibilità. Ecco. Ma guarda, il Varese è sicuramente una delle pretendenti a fare playoff o a salire in Serie A direttamente, quindi per noi non sarà una partita facile, faremo in modo che non sia una partita facile nemmeno per loro e quindi sì, si può parlare di pretendenti, di scontro diretto. Un siciliano come Ragusa come vive a Pescara? Benissimo, io già l'anno scorso quando sono stato un mese sono stato bene. Poi adesso che... Dicevi già ci devo tornare a pescare. Sì. No, si sta bene, ti fanno stare bene. Poi quest'anno abbiamo trovato un gruppo eccezionale, quindi le cose vengono da sole.